Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci occuperemo del ritrovamento delle 10 incisioni rupestri, che è una missione che ci verrà data da Mr. Francis Sinclair. Per attivare questa quest dovremo portarci in questo punto della mappa, dove incontreremo il simpatico Ometto che ci dirà che se noi ritroveremo le 10 incisioni rupestri verremo ricompensati con svariati milioni di dollari. Non è vero, comunque ci servirà per portare possibilmente in futuro al completamento al 100% del gioco. Prima incisione rupestre. La prima incisione rupestre la ritroveremo sulla strada che porta a Mount Hagen. Questo è il punto preciso. L'ho già segnalato sulla mappa perché l'ho già esaminato. Lo ritroverete sulla strada e sul lato del sentiero, sulla roccia, troverete la prima incisione rupestre. Seconda incisione rupestre la troveremo esattamente in questo punto segnato dall'indicatore rosso. Io vi faccio vedere come arrivarci perché almeno riuscite a capire da che parte si trova, da che parte potete raggiungerla. Allora, noi ci troveremo in questo punto, vedrete il ponte del treno sulla sinistra. Vi faccio vedere quello che c'è intorno a me. Dovrete scendere in questo sentierino sotto, arrivare fino in fondo al sentiero che costeggia sempre il monte. Dopodiché, arrivati in fondo, troverete l'incisione rupestre sopra la vostra testa. E questa è la numero 2. Terza incisione rupestre, la troveremo sul lato di questo fiumiciattolo di Wimyard Strait. Questo è il punto preciso. Voi costeggiate, diciamo, il ruscello e vedrete leggermente in alto sopra la vostra testa l'incisione e potete esaminarla anche da terra. La troverete vicino alla scritta di Baku Station, praticamente al monte di fronte a Fort Wallace. Vi faccio vedere semplicemente il percorso che dovrete fare per raggiungere l'incisione rupestre. Quello davanti a me è Fort Wallace. Dovete fare altro che salire il monte e fare questo percorso. Ed è esattamente qui, questo angelo con le braccia alzate. E questa è l'incisione rupestre numero 4. Incisione rupestre numero 5, lo troverete in questa zona sotto Moonstone Pond. Lo troverete incisa su questa roccia. Questa è la visuale che avrete intorno a voi. E questa è la quinta incisione rupestre. Incisione rupestre numero 6. Troverete questo sentiero tra la scritta A ed N, esattamente in questa posizione. Raggiungerete il sentiero e passando in questo punto troverete l'incisione scolpita sulla roccia. Numero 6, fatta. Incisione rupestre numero 7. Troveremo a destra di Elysian Pool in questo punto della mappa. Questo è il sentiero e troveremo l'incisione in alto sulla roccia. Incisione numero 8.
questo è il punto dove lo potete trovare sulla mappa. Questo è il punto da me segnalato, ma vi faccio vedere il percorso che dovrete fare a piedi per raggiungere l'incisione. Ed eccola qui. E questa è la incisione numero 8. Incisione rupestre numero 9. Dovrete portarvi in questo punto della mappa, praticamente dove c'è la T di West. C'è un piccolo sentiero. Questo è il sentiero tratteggiato dove sono arrivato con il cavallo. Dopodiché dovrete fare un pezzo a piedi. Ora vi faccio vedere dalla cima, diciamo, del monte la strada che dovrete fare a piedi per raggiungere ed esaminare l'incisione rupestre. E quella sul muro è l'incisione rupestre, esattamente questa. Decima e ultima incisione rupestre lo troveremo in questo punto sul lato sinistro del lago Owangila. E questa è l'incisione. Una volta che avete raccolto tutte e 10 le incisioni, ricordatevi di andare in qualsiasi ufficio postale e dovrete spedire le coordinate a Mr. Francis Sinclair. Una volta che le avete spedite, vedrete comparire la sua icona e concluderete la missione. Non vi faccio vedere il pezzo finale per lasciarvi la sorpresa che troverete alla fine di questi ritrovamenti. Con questo è tutto, spero che il video vi sia stato d'aiuto, un grosso ciao da Walter e buona serata a tutti!